Salve a tutti i discepoli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi assembleremo il Land Speeder degli Space Marine. Tutto questo dopo la nostra sigla. Eccoci qua, cari discepoli. Come avete sentito dall'intro, assembleremo il Land Speeder degli Space Marine. Sarà un pochino complicato perché, come vedete, questo pezzo è leggermente storto, era schiacciato, si vede nella scatola. Quindi vediamo di risolvere la situazione. Partiamo col prendere il pianale con le gambe del pilota e del mitragliere. La base del Land Speeder, i tre pezzi del motore e la copertura, i due laterali, e possiamo scegliere i portelloni aperti per montare il lanciamissili o chiusi. Sono questi aperti per inserire lanciamissili o questi chiusi. Io adotterò questi aperti perché voglio montare i lanciamissili. Uno e due. Sarà anche da prendere il cruscotto. Il resto lo metteremo dopo. Andiamo. I pezzi sono già stati ripuliti il più possibile dai punti dello sprue. Quindi la prima cosa da fare è assemblare in questo modo il pianale con la base sotto. Il montaggio non è assolutamente difficile, quindi poi prenderemo questa parte con i sedili e il motore, la prima parte del reattore, e verrà montata questa. C'è un dentino sia qui che qui. Inseriamo in questo modo. Il motore verrà inserito qua dietro, qui in questa scanalatura e qui. Questo deve andare così, ma vedete che sta tutto storto. Dovremmo poi usare delle morse sicuramente. Volendo, presentiamo intanto il pezzo del laterale. Purtroppo questo modello ha qualche problema, sicuramente. Me lo dico proprio chiaro e tondo. Poi appoggiamo intanto i due portelloni che sono qui, uno e due. Questo possiamo anche già montarlo, ma lo montiamo dopo. Questo qui, e dovremmo riuscire a incastrare questo.
Dopo mi ho detto, questo modello è strano, quindi deve esserci stato qualche cosa nella fabbricazione o dentro la confezione del trasporto ha fatto qualche danno, perché non si riesce a incastrare questi pezzi come si dovrebbero. Questa andrebbe qua, vedete proprio la forma, proprio è completamente sballata. Adesso vedremo di farcelo stare in qualche modo. Io fisserò i portelloni in modo che rimangano su. Non si incastrano, è inutile starci a girare intorno. Da questo lato, tanto tanto, ma è qui proprio. Cerchiamo di incastrarli. Ecco, la colla ha dato una grandissima mano. Adesso incastriamo il portellone. Ok, vedete, è stato un po' complicato. Allora, qui facciamo diversamente. Montiamo prima il portellone. Bisogna incastrarli un po', non credo che sia così. Quello me l'hanno pensata alla GPU. Comunque, vi ripeto, questo ha avuto sicuramente qualche danno, perché è completamente storto. Vedete. Qui non torna, per esempio, vedete, sta staccato. Farcelo stare a forza. Guardate proprio qui dietro come sta questo. Montiamo il motore dietro, vedete, questo deve stare molto più attaccato e quindi dobbiamo, sì, come ho detto, deve aver subito qualcosa durante il trasporto, perché guardate qui com'è completamente, di qua è tutto alzato. Ho provato a schiacciarlo un po', a fare, ma ho paura di romperlo. Intanto aspettiamo che questo faccia il suo. Andiamo a prendere i pezzi dei due lanciamissili. Abbiamo due parti più larghe. Ho preso una. Due più fini, due frontali e due posteriori.
Queste si incastrano in questo modo. Questi sono i missili. Questi fortunatamente non hanno difetti. Si montano e vanno messi qui, in questo modo. Uno. Due. Sulla parte qui liscia andrà montato il lanciamissili. Non hanno fatto segni incastri, quindi dovete mettercelo a occhio, farlo venire dritto un po' a occhio. Uno. Due, eccoli qua. Questo è un po' storto. E poi dietro, seguendo la forma, questo i due sfoghi, diciamo, dell'aria del lancio dei missili. L'assemblaggio è semplice. Sarà da ridere a perniciarlo, quello sì, perché comunque semplice semplice, ma io un po' mi ero portato avanti, perché abbiamo anche già montato le varie armi, la mitragliatrice, il lanciafiamme, questo è il suo, questo è il mitragliere, la mitragliatrice di sopra, abbiamo anche un altro lanciafiamme, questo è lo stabilizzatore, e qui abbiamo gli altri, i pezzi principali. Da montare soltanto i due Space Marine da mettere qui, ma non ve li sto a far vedere perché poi verranno verniciati a parte, non verranno verniciati insieme. Tanto assembliamo già il supporto, metto quello più lungo. Tanto lo stabilizzatore va in questo modo sotto. Ho detto, non è niente di trascendentale il montaggio. Sto qua sotto. Eccolo, ora perché ci manca mezzo mondo, quindi il peso. Eccolo. Vediamo se c'è ancora bisogno. Tanto proviamo ad inserire il cruscotto, eccolo qua. Come vedete è proprio storta, una cosa allucinante. Speriamo di non fare come il crawler, che volano i due morsetti come se fossero sparati. No, questa volta ce la facciamo. Intanto prendiamo questo pezzetto, questo piccolino qua, dove possiamo assemblare o il mitragliere, la mitragliatrice o il lanciafiamme insieme alla torcia.
centro. Io monterò la torcia da questo lato. La torcia si monta con i due, con la parte tonda verso l'alto, che c'è i due gancini, i due pernettini. Questo poi andrà attaccato qua nel mezzo. E ho deciso per la mitragliera. Stesso discorso. Quindi il lanciafiamme verrà messo da parte. Come abbiamo il fucile termico o la mitragliatrice per l'operatore. Io metto la mitragliatrice, facciamo tutto una cosa un po' più uguale. Piano piano togliamo lo scotch dietro, sembra che abbia preso. Qui magari ci ritorniamo dopo. Adesso si tratta di applicare questo sopra qui, che dovrà essere non schiacciato di più. Quindi andiamo ad abbondare di colla, soprattutto nei punti dove abbiamo visto che non si attaccava bene. Vi ricordo, non vi fate mai venire in mente di uso l'attac così tiene meglio. Assolutamente ragazzi, l'attac è deleterio per le nostre miniature. Non vi fate mai venire l'idea di usare l'attac per le miniature, perché l'attac ha un brutto difetto: cristallizza. Cristallizzandosi fa un effetto bruttissimo sulla plastica. Quando c'erano le miniature in piombo, sì, si usava l'attac giustamente perché doveva essere usato l'attac, ma perché era piombo. Su queste di plastica l'attac non lo usate, perché basta che poi incomincia, vi va un goccino di attacca sul dito, vi attaccate il dito alla miniatura, vi si rovina, buttate via una miniatura. Datemi retta, l'attack cacciatelo, l'attack è il demonio, è la peste per le nostre miniature. Allora, abbiamo detto che queste due non le montiamo, quindi le possiamo rimettere intanto nella scatola. Quello che poi dovremo rimontare, intanto togliamo questi due che non useremo. Possiamo tenere questi però. Allora. E questi sono i due Marine. Mentre intanto aspettiamo ancora, li assembliamo. Sono un assemblaggio normale, due mezzi busti. Già così, col fatto che non ci sono pernetti, perni fuori qui,
ci sporchiamo le mani di colla, figuratevi se era attack. Ci rimaneva incollata la mano e era triste proprio la faccenda. Il discorso del montaggio dei domini è perché si riescono a inserire, se fosse stato chiuso sarebbe stata un po' complicata montarla, però le spalline anche qui sono uguali, non hanno. Nessun segno, nessuna. Cosa particolare. Le braccia del pilota. E le braccia dell'operatore. Alla mitragliera. Volendo potremmo già montarle, anche perché tanto non è che. L'unica cosa è di aspettare solo l'operatore alla mitragliera per via del l'inclinazione e quasi quasi direi lo stesso con l'operatore di volo. Vediamo se qui, no, vedete ancora, guardate, non ha ancora fatto il suo la colla. Ne mettiamo un altro po'. Siccome ne è andata anche qua sopra, ne approfittiamo per montare l'antenna. Che va qui sopra. Quindi. Qui dietro sembra che abbia fatto il suo. Quindi possiamo montare l'alettone. Chi lo monta in questo modo, chi lo monta in quest'altro. Io lo monto dritto in questo. Però vedete che non ci sta perché è proprio. Vediamo un po'. Tocca montarlo al contrario perché non ci sta. Il problema del. No, bisogna aspettare. Il problema della deformazione del pezzo è peggio di quel che si pensava. Vediamo se. Vedete, per un cavolo di pezzo fatto male rischiamo di buttare via un modello intero. Ricordo che è un modello da 28 euro. Ora, io l'ho pagato 10 perché è quello dell'edicola, però. Infatti di qua è a posto. Completamente proprio storto.
Vediamoci questa, vedere se... Teniamolo così. Ci passeremo con la carta vetrata qualcosa. Non posso schiacciarlo con la morsetto, altrimenti lo spezziamo perché è molto fine. E allora andiamo col nastro. Non pensavo fosse così in casi, fosse così rovinato. Pensavo meno. Abbiamo le due. Due predellini per salire, anche qui i fori andavano risistemati perché naturalmente non ci entrano. Io non lo so sto modello come l'hanno fatto. Proprio con i piedi è stato fatto sto modello. Aspettiamo, l'unica cosa di cui siamo sicuri di poter montare è questa, che è la barra di scorrimento della mitragliera sul piano orizzontale. Questa verrà incastrata qua, quindi poi quella deciderà il montaggio dell'omino. Ci è perso, eh? Qui potreste essere tentati di dire uso l'attack. No, 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 non vi fate tentare, ricordatevi, l'attack è il male. E qui poi ci va intorno la banda, questa qui. Per adesso abbiamo il morsetto, quindi non ce la rischiamo a montare. Va bene, inutile far continuare il video ancora ad aspettare i miracoli. Aspettiamo un po', vediamo la situazione come si evolve e ci rivediamo a miracolo avvenuto. A dopo. Eccoci tornati. Sono andato un po' avanti mentre aspettavo. Cosa è successo? Si è asciugato. Se vedete opaco è perché ho passato la lima, non è la colla. Si è asciugato, quindi ha ripreso un attimo la sua forma. Ho lasciato solo qui un po' di stucco perché non riuscivo a schiacciarlo. Di qua ho dovuto tagliare il predellino perché era troppo sotto, con due stuzzicadenti ho risolto.
perché praticamente questo, il paraurti diciamo qua sotto, il predellino doveva andare qua. Io invece l'avevo messo troppo sotto e quindi questo non si incastrava. Nel frattempo cosa ho fatto? Ho messo un perno all'interno delle braccia in modo da avere questo tipo di movimento, in modo così. Una volta messo, una volta inserito questo, abbiamo la facilità di aggancio. Ho fatto anche di qua, solo che di qua, ovviamente essendo le braccia staccate, però diciamo l'idea è quella. Allora andiamo avanti col montaggio, finiamo sta cosa qua, la montiamo il paraurti. Sono 8 punti di ancoraggio, 3 sui fianchi e 2 frontali. Ecco, questo verso l'alto, non ci si sbaglia. Diciamo che un montaggio non mi ha soddisfatto, proprio per via della problematica dello stampo della miniatura. È bella come miniatura, però diciamo mi è stato minato il gusto del montaggio, ecco, chiamiamolo così. Qui montiamo il predellino di qua e qui quello di qua. Nella confezione ci sono vari stemmi, ultramarine e tutti gli alcuni altri che ho già tolto, quindi non sono, mi sembra, i lupi, i siderali, che vanno qui, questi stemmi. I Dark Angel e i Blood Angel mi sembra di aver visto. Ora, io tanto sto facendo gli ultramarine, quindi uso le due omega rovesciate. Di qui. E di qua. Monto già anche i supporti dei missili, così ci togliamo di mezzo anche questa. E ci siamo montati anche questo, va montato qua, però lo monteremo ovviamente quando sarà qui in cima, in punta, però prima lo verniceremo e poi lo monteremo. Possiamo montare questo, che è la paratia anteriore del pilota. Non senza difficoltà, ma siamo riusciti ad assemblarlo. Quindi ricapitoliamo: la mitragliatrice con la lampada, il fucile del mitragliere, il mitragliere da montare, il pilota e il landspeeder. Qua sta storta ovviamente. Vabbè, pazienza, non è che.
di questo faremo un bel chiamiamolo tutorial di verniciatura. Ok, si è spostato. Sì, no, sto modello proprio fatto veramente male, lasciatemelo dire. Fino ad ora su tutta la collezione su 47 numeri non ho avuto niente da dire, ma questo proprio non è che è fatto male, si è rovinato nel trasporto. O un errore, quando l'hanno tirato fuori dallo stampo si è raffreddato, si è deformato nel raffreddamento, hanno magari tirato fuori troppo presto, non lo so. Comunque non è. Beh, lo teniamo, in qualche modo lo sistemiamo. Diciamo che il suo lo sta facendo. Bene, abbiamo dato, diciamo così, anche questo. Dovrò mettermi un attimo a recuperare tutorial di verniciatura perché ho tanta roba da verniciare, ma proprio tanta. Quindi devo recuperare un po' di tempo. Come al solito se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, di supportarmi. Sto vedendo di riaumentare un po' anche il profilo Instagram, le mille alchimie di mastro.s, caso mai che o faccio uno o faccio l'altro, andiamo. Non è che ho tanto tempo e la testa soprattutto di stare appresso a tutto. Se qualcuno di voi vuole fare qualche collaborazione, qualcosa ci inventiamo, ben venga. Più siamo, più ci divertiamo, meglio è. Magari cresciamo insieme su YouTube. Chi ovviamente ha numeri bassi, o anche chi ha numeri alti e vuole provare ad allargare ancora. Io sono a vostra disposizione, non c'è nessun problema. Beh, finite tutte queste chiacchiere, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video del vostro Mastro S e vi auguro una buona serata. Arrivederci a tutti ragazzi.